Siamo alla prima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Vomarico sfida in casa l'Atletico Marsico, dove batte quest'ultimo per 7 reti a 0. La formazione che scenderà in campo è la seguente: fra i pali Fiore, in difesa partendo da sinistra Lupo, Calabrese, Di Motta e Salerno. A centrocampo Martello, Frumento, Angelo Montano, la terza Camillo. In attacco Fabio Montano e Donato Ferrandina. Il Vomarico parte bene, mostrando subito agli avversari la propria superiorità. Infatti, al nono minuto, Fabio Montano, con una bellissima azione, dopo essersi liberato da due avversari, verrà portando in vantaggio il Pomarico per 1-0. Dopo circa 20 minuti dal primo gol, Angelo Montano mette al sicuro il risultato, siglando la seconda rete direttamente da calcio di punizione. Al 34esimo il Pomarico ottiene un altro calcio di punizione. Angelo Montano ci riprova, ma il pallone, dopo una serie di ribattute, arriva sui piedi di Camillo Laterza, che con un tiro a giro da fuori area insacca la terza rete. Il Pomarico, nonostante il largo risultato, continua ad attaccare ed è proprio sullo scadere del primo tempo che Angelo Montano segna il quarto gol su azione personale. Nel secondo tempo, il mister Cetra effettua il primo cambio, Carioscia Pasquale al posto di Martelli Antonio, e chiede ai suoi uomini di continuare a spingere. Al 60esimo, Fabio Montano, su assist di Camillo Laterza, sigla il quinto gol, e dopo circa 6 minuti arriva il sesto gol di Donato Ferrandina, che raccoglie l'assist del velocista Antonio Lupo. Un Pomarico straordinario che non smette mai di attaccare. Il mister Cetor effettua gli ultimi due cambi, Ciancia per Montano Angelo e Centonze per Fabio Montano. Il nuovo entrato Centonze subito si rende pericoloso con un colpo di testa che viene prontamente fermato dal portiere. Infine, sullo scadere del secondo tempo, Salerno riesce a procurarsi un calcio di rigore, che verrà battuto da Centonze che siglerà la settima rete. La partita finirà con il risultato di 7-0. Vediamo ora le interviste. Sono insieme al presidente nel bungalow dell'Atletico Vomarico. La prima domanda che le pongo, presidente, è le vostre impressioni sul risultato di oggi, una vittoria schiacciante del Pomarico per 7 reti a 0. Una grande vittoria, è stata veramente una grande partita. Complimenti a tutti, complimenti ai giocatori, complimenti soprattutto ai giocatori che sono stati in panchina, che non hanno mai smesso di incitare la squadra, perché effettivamente se una squadra passa anche da quelli che non scendono in campo, però non fanno mancare mai il loro supporto. Grande prestazione, niente da dire. Complimenti al mister che ha messo in campo una bella squadra, un bel modulo. E complimenti a tu, complimentoni a tutti quanti, ai dirigenti, al direttore Oggi, sportivo, a tutti. Presidente, Complimenti, grazie. l'unica cosa forse che è mancata sono mancati i tifosi dell'Atletico. Si sente parecchio la mancanza, era il dodicesimo uomo in campo che avrebbe spinto ancora di più. Purtroppo non dipende dalla società questo problema. Purtroppo le istituzioni ci hanno ordinato la partita a porte chiuse. Sembra che questo impianto non abbia i requisiti minimi tecnici per poter ospitare tifosi. Stiamo facendo pressioni sulle istituzioni, stiamo lavorando, stiamo cercando in tutti i modi di risolvere al più presto questo problema perché. Ripeto, cioè hai ragione quando dici che è mancato il dodicesimo giocatore in campo che sono i tifosi. Credo che i tifosi meritino di vedere giocare questa squadra e questa squadra meriti assolutamente di essere vista giocare dai propri tifosi, da questo paese, perché abbiamo costruito una grande realtà. Secondo me il campionato è lungo, però questa vittoria di oggi ci fa ben sperare per il futuro. Complimenti La a tutti. ringrazio, Presidente. Siamo insieme al centrocampista Angelo Montano, autore di una bellissima doppietta e di be due bellissimi gol. Angelo, come ha girato oggi la squadra e come si sono comportati i tuoi compagni? Credo che proprio voglio ringraziare i miei compagni, per questo abbiamo fatto un'ottima partita e da là sono venuti pure i miei due gol. Posso solo ringraziare la squadra e tutta la dirigenza. Ti ringraziamo Angelo e ci sentiamo ai prossimi aggiornamenti. Grazie, Forza Atletico!